Buonasera, siamo qui. Mi ha detto che lei, è più importante di lui, quindi mi ha mandato. Inquadriamo il direttore. Ha detto. Lei ha detto. No, scusami, vogliamo fare insieme. Ma lei mi ha mandato da lui per via dei capelli. No, il direttore vendita. Io ho fatto già una gaffa prima. Chi meglio di lui vive proprio il mercato quotidianamente? Siamo qui all'inaugurazione del 6 aprile del Dubai. Sì, dai. Dell'Honda Palace, vicino al Dubai Palace, e siamo appunto con il direttore generale Vito Cicchetti. Vito Cicchetti e con il direttore vendite William Arbuzzi. Allora, vogliamo un po' spiegare, vediamo un po' la finalità, l'organizzazione di questo nuovo centro, che qui insomma è una cosa nuova, no? In Italia, anche a Roma soprattutto. Beh, sicuramente è uno dei nostri fiori all'occhiello. Abbiamo deciso di puntare tutto sul mercato romano. Il mercato romano è il più importante d'Europa e proprio per questo abbiamo trovato dei concessionari partner veri che ci hanno seguito e hanno deciso di creare una struttura innovativa. Quindi, anzi, noi possiamo dirlo. Ovviamente siamo di parte, però invitiamo tutti i clienti a venire a vedere che cosa non vuol solo dire. Da Roma verranno sicuramente. Anche dal, più facilmente dal sud, anche è una struttura assolutamente all'avanguardia, avrà anche un'estrema cura per il cliente. E la bellezza di questo palazzo, perché è anche una bellezza dal punto di vista del glamour, potremmo dire, no? Perché abbiamo parlato con l'altro socio prima e praticamente ci ha spiegato che ci saranno anche eventi, congressi, insomma. Quindi anche il pilota che abbiamo intervistato prima, Jonathan Ria, che corre in Superbike, è rimasto colpito, ha detto amazing, no? Fantastico questo. Infatti ieri abbiamo avuto come visita anteprima, prima dell'apertura di oggi, il presidente proprio della Honda Europa, e addirittura anche è arrivato il mister Aoyama Shinji, che è il numero uno in assoluto della Honda Motor Company due ruote, che sono rimasti letteralmente stupiti. Addirittura fece una battuta ieri il presidente a riguardo, un commento che secondo lui, che ha visitato tutti i concessionari in Europa sicuramente, e comunque fa parte anche coordinamento mondiale, che lui non ha mai visto una struttura così bella. Vogliamo dire l'architetto, chi ha avuto ideato? Ma non c'è un architetto, c'è Agostino Del Gaglio che è socio, lui è lui, c'è molto del suo, è molto del suo, ma è una risposta alla crisi che in ugual misura che i concessionari hanno investito in un momento difficile anche per le due ruote come la Honda lo sta facendo in un momento difficile dell'economia. La Honda presenta nuovi prodotti e dà fiducia al mercato romano, che comunque Honda viene recepita molto bene. La ringrazio tantissimo, grazie, complimenti, arrivederci, grazie. Arrivederci.